Siamo ormai abituati alle multi-utility, società aventi come oggetto la gestione di più servizi pubblici locali come l'acqua, i rifiuti, l'elettricità, la fibra ottica. Sono tipologie di società abbastanza recenti che nascono dopo il 1990, anno in cui con la legge 142 sul nuovo ordinamento degli enti locali furono introdotti sistemi privatistici di gestione. Le ragioni erano di natura economica perché le casse pubbliche non ce la facevano ad affrontare investimenti nei vari settori. Le multi utilities sono quindi discendenti delle vecchie società a partecipazione pubblica, ma che si caratterizzano perché gestiscono molti servizi e su un territorio più ampio di quanto accadeva prima. Entrando nello specifico luce e gas, a partire dal 2007 è stata introdotta anche in Italia, come nel resto d'Europa, la liberalizzazione del mercato, che di fatto ha messo fine al monopolio di Stato e dato la possibilità a molte aziende private e municipalizzate di produrre in via del tutto autonoma l'energia o il gas o di acquistarli da produttori e trasportatori per rivenderli al cliente finale. Le tariffe sono quindi decise da un regime di concorrenza tra gli operatori, pur se regolato dalle disposizioni dell'autorità per l'energia e il gas, che ne fissa gli obblighi al fine di tutelare i consumatori. Così fino al 2018 siamo ancora in fase di transizione finché subentrerà il vero libero mercato, con una reale concorrenza tra gli operatori che si presume passeranno dagli attuali 234 ad una cinquantina. La liberalizzazione potrà portare sia offerte più convenienti che un risparmio per i cittadini e migliori condizioni per il servizio. Ne parliamo con Francesco Macri, il presidente di Estra. Ci saranno le gare per la distribuzione del gas, quindi, ci sarà una riduzione importante degli operatori. In più si eh, conclamerà la libera concorrenza perché anzi si accentuerà anche una, una razionalizzazione sulla parte distributiva, quindi le rigidità e la tutela del mercato saranno sempre più ridotte, quindi aumenterà esponenzialmente la libera concorrenza nel settore della vendita. Questo comporterà anche dei rischi perché ci sarà una forte pressione sui margini e aumenteranno anche le aggressività commerciali. Sanno i cittadini quanto vengono eh, contattati da operatori, da agenzie esterne? Alcuni eh, sentono di subire quasi uno stalking telefonico e commerciale da molti operatori, cioè, parliamoci chiaro, no? non ne possono più molte famiglie che ricevono numerosissime telefonate. Ecco, io credo che il paese nel suo insieme dovrebbe regolarsi anche su questo versante. Quindi speriamo che ci sia una, una revisione complessiva dell'atteggiamento commerciale. Bisogna che il legislatore abbia anche un po' di riguardo sulle modalità di approccio e di ingaggio commerciale, proprio a tutela del, del, del rispetto appunto che dobbiamo avere nei confronti dei nostri clienti. Campo energetico, la Toscana Estra, nata nel 2010, è tra le prime del settore fornendo servizi che vanno dalla fornitura di gas naturale, energia elettrica, GPL, alle telecomunicazioni, ai servizi energetici. Costituita dall'aggregazione di tre aziende del territorio, la Consiag di Prato, Intesa di Siena e Coingas di Arezzo, raggruppa come soci 97 comuni toscani. Nel 2014 si estende al centro Italia perché con la partecipazione a Multiservizi Ancona nasce la Edma, distribuisce e vende gas nelle marche Abruzzo, Molise e Lazio. In un processo di aggregazione strategico anche per assicurarsi approvvigionamenti a condizioni più competitive, Estra ha acquistato la Vea Energia Ambiente, società di vendita gas attiva in provincia di Lucca ed il controllo del capitale di gas tronto di Ascoli Piccioli e della marchigiana Prometeo. Operazione recente è l'acquisizione di Copgas, che gestisce 45.000 clienti in Campania, Calabria e Sicilia. Una multi-utility dinamica, un esempio raro di come una società pubblica, anche se filtrata da consorzi, riesca a fare utili e stare sul mercato. Vediamo le caratteristiche di questo modello aziendale, che in pochi anni ha riscosso così tanto successo. Eh, pochi giorni fa sono stato contattato da un ufficio dell'Università Bocconi, che su di noi e su altre poche aziende in Italia vogliono elaborare una ricerca per mettere in evidenza come nel settore delle utilities pubbliche esistono degli esempi positivi. In, in troppi casi il cittadino è portato a pensare che tutte le aziende di origine pubblica o pubbliche eh, siano dei carrozzoni, siano degli esempi negativi di, di gestione pubblica. Noi siamo un'eccezione, possiamo costituire un esempio. Chi ha gestito finora questa azienda è stato sicuramente bravo, ha veduto e ha ottenuto risultati molto importanti. Godiamo di un'origine pubblica, eh, abbiamo iniziato apportando questo grande capitale umano fatto dai nostri clienti che io preferisco chiamare cittadini, e intendiamo continuare a operare all'interno di questa azienda avendo molto rispetto. Di questa natura pubblica originaria. Ricordiamolo, il nostro capitale indiretto è, è rappresentato da ben 97 amministrazioni comunali e quindi dai cittadini. Il senso di offrire servizi come Multiutility è un senso dettato da realizzare delle economie. Eh, siamo diventati un grande gruppo perché abbiamo acquisito, oltre che clientela, nel, diciamo, con il metodo tradizionale commerciale, abbiamo acquisito soprattutto altre aziende, altre consorelle che avevano una medesima origine pubblica, un territorio da rappresentare, da tutelare. E se siamo nelle Marche è perché abbiamo acquisito una serie di aziende nelle Marche, se siamo in Abruzzo, in Molise, se arriviamo fino in Sicilia è perché nel tempo siamo cresciuti acquisendo anche aziende che hanno un diciamo, DNA similare. Quindi stiamo crescendo per piccoli passi, per acquisizioni, per area di completamento ma siamo consapevoli che, pur diventando gruppo nazionale, resteremo territoriale, azienda nazionale ma territoriale. Il modello territoriale intrapreso da Estra si è rivelato il fattore del suo sviluppo, dalla Toscana al centro Italia ed oltre. Estra piace alle piccole e medie imprese e famiglie che la preferiscono ai grandi nomi perché la sentono più vicina. Dobbiamo rimanere eh, ancorati a terra con le nostre radici e continuare a parlare aretino ad Arezzo, pratese a Prato, fiorentino a Firenze e senese a Siena, dovremmo non, come dire, non cedere alla tentazione di assomigliare ai grandi eh, ai quali non, diciamo, con i quali non siamo ecco, collegati da questo punto di vista. Questo è il nostro punto di forza, l'origine pubblica, il servizio di prossimità e la via nuova nostra sarà proprio questo, un modello probabilmente forse magari apparentemente più costoso, ma eh, di prossimità capace di, 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 di minimizzare la distanza economica e valorizzare il servizio. Io preferisco servirmi da Estra perché Estra risponde al telefono, Estra se la chiami c'è, se la chiami arriva ed è disponibile magari anche a sostenere le ragioni sociali, sportive e culturali di un territorio. Un modello di prossimità territoriale, ma anche un modello di proposta multienergetica, che potrà portare vantaggio ai clienti in una maggior semplicità nella gestione energetica di case e aziende. Non più tante bollette, ma un unico vero referente con cui interloquire. Eh, si afferma il principio dell'Energy Service Provider, è un'azienda diciamo, una, un moderna eh, capace di offrire molteplici servizi integrati. C'è per esempio il tema no, futuro della domotica, della casa intelligente, della casa che si comanda a distanza e tutto questo si può fare solo se sono integrati i vari sistemi dalla lavatrice al fornello, al riscaldamento, alla DSL, alla televisione e quant'altro. Questo può essere garantito da un'azienda come la nostra che offre tutti questi servizi ma anche... Eh, quello che li collega a tutti che è l'aspetto telematico. Un altro settore di, come dire, di cui siamo molto orgogliosi è il settore delle telecomunicazioni che è pervasivo e trasversale no? rispetto a tutti i temi in campo perché rappresenta potenzialmente un veicolo eh, per trasferire eh, le informazioni, i servizi. Oggi eh, Estra ha nel suo gruppo Estracom che è la società del gruppo che si occupa di fibra, di servizi telefonici, di ADSL è principalmente nata e cresciuta e concentrata sull'area pratese fiorentina ma anche questa azienda come le altre dovrà iniziare a sovrapporsi a livello territoriale garantendo a tutto il gruppo e tutto il territorio del gruppo medesimi servizi siamo partiti con la piazza Retina anche per le mie origini e di recente abbiamo ha acquisito una convenzione ventennale col Comune d'Arezzo che ci consentirà di utilizzare i sottoservizi della pubblica illuminazione dell'area Pratacci, che è l'area più antropizzata dal punto di vista delle imprese. Ci sono circa 2000 operatori che saranno serviti da fibra ottica per garantire una ultrabanda e quindi a breve inizieranno i lavori e Estra offrirà servizi ad altissimo valore aggiunto anche nell'area retina. Però ecco. Abbiamo anche altri progetti che faranno sviluppare questa azienda un po' in tutto il territorio regionale e extra regionale. Un modello diverso da quello della concorrente territoriale Toscana Energia che ha un importante partner industriale, due soggetti che le istituzioni vorrebbero unire in una fusione. Questo tipo di pratica eh, rappresenta sempre motivo di grande attenzione per noi, stiamo continuando a valutarla, è sul tavolo del CDA da tempo, oggi però siamo concentrati nel processo di quotazione. Le gare sono prossime, ci sono tanti aspetti delicati che, eh, che vanno trattati e poi è una pratica complessa, sono due realtà assolutamente differenti. Qua abbiamo una realtà come Estra con un suo know-how a livello industriale e una, eh, un patrimonio eh, diciamo, di capacità gestionale tecnica rilevante. Di là c'è una società dove la parte pubblica è passiva rispetto a un partner industriale dominante come Italgas. Sicuramente non è una, una fusione, un'ipotesi di fusione facile, quindi andrà valutata con grande serenità e insomma, non sono cose che si fanno sul, sull'onda dell'entusiasmo politico. Nel 2015 Estra si è collocata con 100 milioni di euro di obbligazioni sulla Borsa di Dublino, riscuotendo l'interesse degli investitori internazionali. A novembre 2016 altri 80 milioni di euro sottoscritti da investitori istituzionali. Una via verso l'ingresso dei privati, anche se non significa tradire il legame con il territorio. L'emissione di un bond è solo un'altra modalità di eh, ottenere dei finanziamenti che poi vanno restituiti, anche se è uno strumento finanziario eh, che ha come dire, un, in, un, un interesse borsistico, ma eh, questa è una società assolutamente sana, bancabile, fa un giusto ricorso efficiente al credito ha utilizzato strumenti finanziari come le emissioni dei bond che, con i quali ha ottenuto importanti risultati, oggi ci apriamo ulteriormente immaginando un percorso che ci porterà alla quotazione in borsa. Non è assolutamente un tradimento della regione pubblica perché anche nel caso in cui andassimo in borsa il controllo pubblico sarebbe assicurato nella misura del 51%. Ma sono poche le strade per crescere. Noi abbiamo bisogno di fare fortissimi investimenti nel prossimo, nei prossimi anni perché le implementazioni normative che stanno sfociando nelle prossime gare del gas, che saranno celebrate entro il 2018, eh, provocheranno un sommovimento importantissimo nel mercato e se noi vogliamo continuare ad essere tra le prime 10 aziende in Italia in questo settore insomma, si comprende facilmente. Che per stare nel mercato con questa importante razionalizzazione degli operatori dovremo giocare pesantemente per preservare gli asset territoriali che abbiamo e conquistarne altre. Quindi le risorse servono. e Siccome non vogliamo privatizzarla questa azienda, faremo ricorso a investitori istituzionali che non diciamo stabili e sarà la, la via breve, la, la via più economica anche per ottenere dei, dei finanziamenti, per garantire lo sviluppo e il piano strategico di questa azienda. Estra è un esempio positivo del connubio tra capitale pubblico e privato, ma per il consumatore, per le imprese, resta sempre lo svantaggio competitivo dovuto al costo dell'energia che in Italia risulta mediamente più caro del 33% rispetto ai paesi europei. Il problema energetico del nostro paese è, è storico, le risorse naturali sono sempre state modeste rispetto ad altre aree del, del mondo. La cosa che però è devastante per la bilancia energetica, diciamo, per la spesa delle famiglie e delle imprese è sempre lo Stato e la parte in più che aggiunge sul carburante, la parte in più che aggiunge su una bolletta del metano che è per il 60% in posizione fiscale. L'energia costerebbe davvero poco e sarebbe abbordabile. Il tema vero è sempre uno soltanto, la leggerezza di uno Stato che è stato... Che dovrebbe essere raggiunta rispetto a, a un peso enorme che va a gravare sulle famiglie e le imprese. Efficienza energetica, modernizzazione degli impianti privati e pubblici per ridurre i consumi e le emissioni e l'orientamento verso le rinnovabili. La nostra energia è la più pulita, tra le più pulite perché è principalmente originata dal, dal gas naturale, quindi oggi il gas rappresenta... Sicuramente una de, de, delle materie prime meno, meno inquinanti rispetto al mondo de, degli idrocarburi. E in più oggi ci stiamo spostando eh, nel settore delle rinnovabili, abbiamo impianti eolici, fotovoltaici e lavoriamo molto sull'efficienza energetica. Su, abbiamo fatto recentemente con EstraClima in questi anni più di 1500 interventi di efficienza energetica. Li facciamo anche per impianti pubblici, sportivi, dotiamo impianti di, di strutture più efficienti che abbassano l'inquinamento e garantiscono minori costi per queste strutture. E vorremmo lavorare soprattutto su, su questo settore perché è un discorso anche di efficienza proprio tecnologica, no? l'efficienza e la modernizzazione degli impianti porta a minori consumi e minori emissioni. Soprattutto una rivoluzione culturale a partire dai più giovani per il risparmio energetico e la sostenibilità. Per i più grandi, creare un ponte tra scuola e impresa e associare l'energia allo sport, pratica che esprime dinamicità, forza, spirito di gruppo. Per questo, in tutti i territori in cui opera, Estra è vicino a squadre come il Mensana Basket, una delle più importanti squadre di campionato di eccellenza di rugby, ma anche a piccole associazioni sportive giovanili. Nel calcio, nell'atletica, nella scherma, nel ciclismo e nelle piscine. Anche la cultura del teatro, dei cantieri d'arte e dei musei. Energicamente, che il progetto con le Gambiente, il progetto Estra per lo Sport, coinvolgiamo centinaia di, di scuole, migliaia di studenti in tutti i territori di nostra pertinenza del Centro Italia, Toscana, Abruzzo, Molise, Marche e ci sforziamo ecco, di contribuire alla crescita. La sensibilità ambientale dei nostri figli, quanto sono i sensibili i bambini e quanto possono essere vigili e attenti eh, nei confronti degli adulti rispetto a una sensibilità ambientale che in loro eh, cresce a dismisura e con grande facilità. Insomma. Dobbiamo lavorare assolutamente nei, nei bambini che saranno gli adulti del futuro e che saranno molto meglio dei, dei padri rispetto a questa sensibilità ambientale ancora incerta che ha almeno la mia generazione figlia degli anni 70 Nel nostro paese, il prossimo futuro dell'energia sarà nella libera concorrenza. Sarà il cittadino a paragonare le tariffe e forse si andrà verso Energy Community, una sorta di gruppi d'acquisto, un comune, un quartiere o verso tecnologie che consentono di ricaricare l'energia al momento del prezzo più conveniente, magari usando un contatore intelligente. Potremo forse avere una competizione virtuosa tra imprese. Noi non, non temiamo questa, questa accelerazione sulla, libertà, sulla libera concorrenza perché veniamo dal territorio, dove siamo forti, siamo fortissimi, abbiamo la maggior parte dei clienti e sappiamo di poter contare su un'azienda dove si parla ancora col presidente, lo si chiama anche per un problema, dove abbiamo degli store degli uffici, delle persone capaci di rispondere nella lingua territoriale e rifugiamo appunto da alberi vocali, da risponditori telematici, da tutto ciò che pone ormai eccessiva distanza tra un servizio erogato e la clientela. Questo è il nostro punto di forza, l'origine pubblica, il servizio di prossimità e la via nuova nostra sarà proprio questo, un modello di prossimità capace di minimizzare la distanza economica e valorizzare il servizio.